vado a memoria, dicessi non tanto per la matematica che ci mette, ma per certe situazioni di grandissima umanità. E anche in questo caso Alice è una che cerca la vita che c'era prima della morte. Esattamente questo. È questo? È questo. C'è azzeccato. Cioè, come se lei non si rassegnasse all'idea che poi in definitiva un cadavere fosse semplicemente un contenitore vuoto. È una forma anche, se vogliamo, di rassicurazione che lei cerca. È un sentimento che io ho conosciuto essendo anche io stata medico legale. Poi è chiaro, io per lei ho fatto di questo sentimento uno strumento per farla diventare la signora, un po' la signora in giallo. Però al di là, ecco, degli aspetti più di commedia o degli escamotage narrativi, forse quello poi è il sentimento centrale, no? Quello in qualche modo di riportare una dell'umanità e la vita a chi comunque non l'ha più. Vai a vedere che cosa c'era prima del cadavere. Di ogni verità, lei la vive in quel modo, però sì, anche noi all'istituto ci insegnavano sempre che comunque è importante mantenere il distacco, altrimenti si rischia di andare a fare degli errori, ma con eccesso veramente di coinvolgimento e di entusiasmo. Questa è una regola aurea, però in un romanzo giallo le regole, cioè deve calpestare, perché sennò di tirarli. Mentre parlava Alessia, io ho ripensato a quello che avevo un po' trovato come differenza fondamentale tra Alice e Claudio, che sotto certi aspetti, ora dirò una cosa forte, non sono così distanti riguardo a, soprattutto ecco, se uno guarda il percorso di maturazione di Alice e sensibilmente, non di maturazione, di invecchiamento, di forti. Cioè c'è una visione della vita e del desiderio in qualche modo che sensibilmente li accomuna. Ciò su cui veramente sono divisi è la completa mancanza di fantasia letteraria di Claudio Conforti. Sì, infatti. Completa. E la ipertrofia, diciamo così, della fantasia letteraria di Alice, perché questo desiderio di andare a ricostruire delle vite prima e al di là del alla fine credo sia anche il punto più forte, al di là della goffaggine che è un po' episodica, aneddotica, con Alessia stessa. Cioè il personaggio secondo me somiglia molto in questo, cioè Alice ha come bisogno di costruire delle trame. E in questo c'è in qualche modo il gesto anche dello scrittore, cosa che a Conforti proprio non interessa. No, viene che rimbalza, si dice. Rimbalza totalmente. Senti Alessio, qui appunto abbiamo il mondo della danza, abbiamo anche un cold case, tu mi hai accennato brevemente prima, un cold case all'interno del caso, no? Tu ti sei divertita a mettere un elemento ulteriore, proprio per fare questo paragone tra due mondi, tra due dove diverse. Sì, era un po' una. Avevo due scopi, quello di cui ho già parlato, cioè raccontare questi due personaggi, il rapporto ambivalente tra maestra e allieva, e questo quindi era fondamentale, creare comunque un punto di incontro anche sul piano proprio del meccanismo del giallo. E poi mi serviva questo vecchio caso per andare un po' a complicare le cose con Conforti. Io non posso dire perché, non diciamo che se non faccio spoiler, insomma, per chi non ha. Però diciamo che all'inizio si sentono al telefono e anche lì c'è Conforti, c'è tanto Conforti quando lo chiama, risponde. Conforti per tutti. Allora, io direi, ecco, abbiamo Claudio qui, ci leggi, perché siamo abbozzati tutti e due, usiamo le mani tutte e due, sì. Terra. Ah. Vogliamo sentire dalla voce di Claudio proprio un brano del libro. Ma perché no? Sì, peraltro è un brano che in esempio, cioè all'inizio, ha una citazione dalla Bella e la Bestia. Solo amici e poi uno dice un noi. Senti il silenzio. Comunque l'occasione, vabbè, poi tanto se non l'avete già letto lo leggerete, solo per darvi la cornice, siamo al matrimonio di... al matrimonio. Tale il rifiuto per la parola.
invitata anche Alice, e Alice decide di andarci, anzi prendendosi un vestito, uno schiaparelli, che è molto bramato, ed è bellissima nel suo schiaparelli. È giunto finalmente il grande giorno del matrimonio di Beatrice e dello schiaparelli. Avevo riposto grandi aspettative nel mio vestito nuovo, ma Cicci a malapena lo ha notato. Tanto è preso dalla sacralità del suo ruolo, fa da testimone insieme alla sorella della sposa, che è emozionata appunto da farsi scappare l'accento calabrese tanto abilmente celato proprio nel momento in cui pronuncia i sacri voti. Quindi il sì di Beatrice sarà stato sì. Ha scelto un abito stile divinità dell'antica Grecia che esalta il suo fisico statuario e credo che porti al massimo 3 cm di tacco per non far sembrare il marito più basso di lei. Al rinfresco un quartetto jazz suona brani di Miles Davis, i vassoi pieni di tartine svolazzano sulle mani dei camerieri in smoking bianco. L'aria è calda, non sembra ancora essere arrivato l'autunno. Cici si avvicina quando Lara si è appena allontanata per andare a prendersi altre tartine. Mi era parso di capire che tu avessi un altro impegno, esordisce dicendolo ad Alice. Mi sono liberata all'ultimo momento. A saperlo ti avrei proposto di venire insieme. E se poi ci avessero preso per fidanzati? Lo stuzzico. Lui impallidisce. Poi sorridendo, la reputazione bisogna perderla prima o poi. In ogni caso al ritorno posso accompagnarti io a casa. A quel punto la tua reputazione sarebbe rinforzata, altro che persa. Lui fa quella faccia acida da finto sgomento, la stessa di quando azzeccavo una risposta in obitorio. Ma con chi? Con la mia specializzanda. Le specializzande non hanno un inconscio. Parsele è una cosa da depravati cui io sono del tutto estraneo. Alla mia età poi, ma no. Scusa, ormai sei specialista. Andiamo a sederci, dai. Beatrice ha accorpato nell'area CC in un tavolo che ospita anche un paio di loro colleghi di corso, tutti generazione late 70s. Quanto mi sono sentito vecchio se mi tutti super collocati nel mondo del lavoro, chi è all'università, chi chirurgo d'assalto in cliniche private dal fatturato improponibile. L'effetto complessivo, un po' inspiegabile, è che sono tutti un po' pieni di loro stessi. Se questo è vero quando l'argomento è la medicina, della cui conoscenza sono gli unici depositari, il sacro fuoco della verità li anima quando discutono dei film imprescindibili della loro generazione. Mi sto per sentire male quando tornano all'attacco, sgomenti con un incredulo: ma davvero non avete mai visto Pulp Fiction? Lara, annoiata, scuote il capo. Neanche Blade Runner, chiede una brunetta tutto pepe che finora ha tenuto banco con le sue opinioni su questo e quello. Frankenstein Junior, domanda un altro. Conforti, ma che insegnate le vostre specializzate? Butta lì un'altra ancora, non capisco, ma tutti quanti ridono. Ma come fate a non averli mai visti? Non conoscerli? Ti taglia fuori dalla civiltà, aggiunge un tizio scandalizzato. Cioè, se uno dice ho visto cose che voi umani non potrete immaginare, voi non capite di cosa sto parlando? No, però ho visto Kill Bill, provo a dire questo andando in corner. Ma se non hai visto Pulp Fiction, Kill Bill neanche lo capisci. Cici mi rivolge un farci caso, tradotto in sguardo. Sono giovani, ci difende con immonda falsità la brunetta che avrà 10 anni più di me e si mangia Cici con gli occhi. Ma l'ammissione delle nostre lacune culturali ci mette definitivamente alla gogna, e se prima ci ignoravamo, al momento del dessert siamo proprio fuori dal loro campo visivo. Adesso l'argomento in auge è bambini, al che conforti all'orticario. Levi, andiamo a prenderci un gran caramello. Dice sottovoce, un cenno del capo in direzione del buffet. In questo momento fuggirei anche con un sociopatico a figurarsi con Cici. Scatto dalla sedia e gli vado dietro senza curarmi della brunetta che ci fissa pronta a sparlare. A lei lo vedi che fine hanno fatto quelli della mia generazione? Sono nevrotici e sono infelici. È stato peggio di un esame con la Wally. Non avvenirti, guarda, quei film non l'ho visti nemmeno io. A casa mia c'era solo una TV e io non avevo accesso. Soldi per andare al cinema, neanche a parlarne. E visti quei due? Lei, la brunetta, se non avessi capito, è sposata con quello indignato perché non hai visto Pulp Fiction. Era Blade Runner, fa lo stesso. Hanno anche 2 o 3 figli, non ricordo. Guardarli da fuori pensi, oh che grazioso quadretto. E invece sono proprio l'emblema di quello che non voglio diventare. Lui va con un'altra, una specializzata. Lei, idem, non uno specializzando, ma non si tira indietro. La domenica se ne vanno all'Ikea. O in altri frullatori dove non pensare a quanto sono tristi. Ok, ho capito, non ti chiederò mai di andare all'Ikea. Io così non voglio diventare, questo ti sia ben chiaro. A me. Lui si volta, aveva lo sguardo perso in un vago punto della piscina e mi fissa in silenzio a lungo. Sono io ad abbassare gli occhi. A te, ribatte. Claudio, questo tuo continuo precisare che non cambierai mai è pesante quanto il mio chiedere il contrario. È una condizione, in un senso o in un altro. Non c'è poi differenza, lo capisci questo? Io riesco a capire solo che vorrei portarti via di qui e che vorrei vivere il momento e basta. Invece, siccome sono stato onesto, che condanna, non posso nemmeno portarti a letto.
dopo un brivido il mio si risveglia qualcosa. Sai che ti dico? Ho vissuto convinta di desiderare un uomo che mi volesse come compagna, senza se e senza ma. Dimostrami che quello che offri tu è meglio. L'ho detto. Esattamente questo non può cambiare qualcosa adesso. Dimostramelo, Claudio. Insisto. E mi accorgo di aver usato un tono quasi di sfida. Ora lui mi guarda sbarrito come se gli avessi gettato un amo e a questo punto, per coerenza, non gli restasse che abboccare. Ne sei sicura? Stavolta non ho bevuto troppo. Non ho attenuanti. È una libera scelta. Voglio capire. Anche se tutti ci dicono che una cosa è giusta, non è automatico che vada bene pure per me, perché magari alla fine gli somiglio più di quanto abbia mai trovato il coraggio di ammettere. Quel qualcosa che vado cercando non esiste affatto. Gli basta un mio cenno affermativo e subito mi prende per mano, stringendomela forte. Non soltanto non sono pentito di quello che ho detto, anzi mi sento felice. Dove andiamo? Chiedo. Ovunque. Non salutiamo nemmeno gli sposi? Beatrice mi conosce. In realtà la sposa sta gesticolando per chiamare a raccolta le poche signorine per il lancio del bouquet. In tutta onestà, era uno dei miei momenti top della serata, perché credo nella tradizione e speravo di acciuffarlo io. Alice, vai, vieni anche tu! Esclama la pantera, ma io incrocio lo sguardo in tralice di un categorico cicci. Che è pronto a lasciarmi seduta stante se sono un azzardo ad aggregarmi al gregge di nubili. E dopo tutto ha ragione. E Lara, e gli altri al tavolo che mandano un messaggio. Dille che hai mal di testa e che sto raccompagnando a casa. E gli altri non mi importa. Provo un'emozione così forte che neanche io credevo di esserne capace. E mi dico che lui non ha mai avuto torto. Che senza pensare al dopo è tutto infinitamente più imprevedibile e divertente. Che magari domani mi sveglierò da sola e da sola dovrò pulire le ceneri. Ma intanto avrò sentito quanto è bello bruciare. Adesso lo abbiamo. Tra l'altro, scusa.
totalmente ignoranti. A un certo punto è venuto fuori che io e lui avevamo avuto anche una, forse, sì, forse una storia. Niente proprio. Nessuna traccia. Nessuna traccia. Anche con me, niente. Con lì e me. Sdispano in mano. Però siete seduti vicino a Cicci, diteli tutto quello che avreste voluto dirvi fino adesso che non avete avuto il coraggio di dirvi. Non basta il tempo. Ancora. Quando una parola è sufficiente. Però è chiara, è molto chiara. Beh, è chiara. Sì, 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 sempre molto, molto tagliente. Beh, intanto ringrazio Alessia per i complimenti, perché insomma è stato un lavoro per noi, per me molto bello, innanzitutto perché ho avuto modo di ritrovare Emanuele, con cui abbiamo condiviso un percorso di studi prima di tutto, quindi, e di lavoro anche prima, quindi questa coppia che è nata, era nata già su delle solidissime basi precedenti, no? E poi siamo un po' una coppia di clan quasi, no? Il clan bianco e il clan nero, no? Questo cane e gatto, e quindi è molto divertente. Di me, in Lara c'è un po' di cinismo, un po' del suo cinismo. No, vabbè, diciamo che lei è veramente... Però fa bene Alessia. Alessia sfallisce, fa bene, sì, perché rompe, no? È proprio un elemento di grande rottura e di grande. Ci voleva. Di grande. Sì, proprio è iperrealistica, iper nera anche a volte, no? E se la prende con il povero Paolone. Paolone. Che invece è proprio il santo. L'eroe puro. L'eroe puro. Fammi esagerare. Io ringrazio Alessia, cioè quando mamma ha saputo che Paolone era nel libro è impazzita. Sono stato contentissimo. Che poi è la stessa mamma di Arthur, fra l'altro. Esatto. Sì, che è? Sembra che... Ci sei anche tu, mamma, sono sopra il libro. Mamma, sono sopra il giornale, sono sopra il libro. Esatto. Invece, per quanto riguarda Paolone, di me c'è quasi tutto, nel senso... no, a parte un po' di ingenuità, io sono molto pasticcione, insomma, mi piace stare in compagnia, organizzo queste teste. Non è vero! E poi, ripeto, lavorare con Francesca, smetti, no, lavorare con Francesca è stato molto molto bello perché ci conoscevamo già da prima, quindi questo è stato fondamentale per il rapporto che c'è stato tra Paolone e Lara, e naturalmente anche grazie a Luca Rivuoli, che non teniamo a nominare, che però è stato... Che è vivo, Sì, sì. È vivo, ed è stato bellissimo la libertà che ci ha lasciato di creare, di scrivere, anche mi dispiace adesso, ma anche di scrivere, no? No, ma il contributo è stato migliorativo, ma tanto meglio, guarda, tanto meglio, ma non c'è nulla di scolpito nella pietra, non ci mancherebbe altro, tanto che secondo me appunto quelle parti lì soprattutto sono riuscite meglio di come erano in partenza nella scrittura, io di questo sono convinta, lo dico. Non c'è proprio problema. Grazie, no, ma anche come diceva Dino prima, c'era moltissima carta bianca, quindi spesso si improvvisava, si inventavano delle cose nuove, spesso si esagerava, un po' meno. Però è stato molto 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 divertente. Voi avete giustamente ringraziato Alessia per la scrittura, ma dalla regia mi hanno appena detto una cosa, che ho fatto un danno, guarda, un danno enorme, perché c'è un sondaggio Instagram della Longanesi. È stato chiesto chi preferite tra Cicci e Arthur. Arthur è il 9%. Ora facciamo una telefonata. Però meno male che c'è Alice, la fantasse di un certo tipo, però alla fine sto Arthur viene fuori. Ma sì, ma io ho sempre detto che secondo me questa prevalenza
carenza di conforti, c'era delle problematiche di tipo sociologico, su cui io invito eventuali, non lo so, psicologi a creare insomma un po' di gruppi anche da scuola, perché un problema ci deve anche essere, alla base di tutto questo. Poi certo, mettici, io l'avevo descritto in una certa maniera, poi chiaramente arriva un certo tipo di interprete peggiora la situazione. Nella gente, a me capita questa cosa, mi capita delle signore, delle ragazze, delle bambine che mi chiedono, mi guardano affascinate e poi dicono: ma tu sei cattivo con me? No amore, io sono una persona buona, gentile. Alice non esiste, restano astronauti, ma soprattutto esiste, ma quello è cattivo, quindi è sicuro, lei è l'unico pezzo di quel 9% di fatto rappresentato appunto da bambine che non sono ancora state traviate, e questa è la situazione. Ma io credo che da un lato è molto bello personare il male, perché in qualche modo sì, il ruolo di conforto è anche questo, cioè opporsi a un idillio amoroso di cui, beh, in definitiva dice anche altro, fanno un po' le spese, perché ci credono, e poi cozzano contro una realtà che danno anche dei desideri che cercano di seguire, e se conforti si comporta così con loro non è soltanto per amore di realtà, è anche per un po' di invidia, forse nei confronti dello slancio che questi due ragazzi hanno, e forse quella è una cosa che si, come dire, si rintana in ognuno di voi, cioè la perfezione ideale di questo innamoramento probabilmente è una cosa che fa pensare che guarda, un po' ci vuole per far capire una dura, sì, quello è il tuo ruolo, al netto poi del fascino.